Добрый день, коллеги, дамы и господа. Buongiorno colleghi, signore e signori, voglio dare il benvenuto a tutti quanti nel sito della nostra agenzia qui a Mosca e a Roma, naturalmente ai nostri giornalisti e ai nostri spettabili ospiti della nostra conversazione di oggi. Vi ringrazio di aver trovato tempo per allacciarvi alla nostra conversazione. Iniziamo la nostra conferenza stampa sull'argomento assassinio in Ucraina, come fermare appunto la strage in Ucraina. È da più di 3 mesi continua la guerra fratricida contro il proprio popolo, scatenata da Kiev, di cui vittime sono cittadini pacifici, vecchi, donne, bambini, in alcune città trasformate praticamente in complete distruzioni, nelle rovine dopo i bombardamenti continuano. Abbiamo il turno della città di Donbass con circa 1 milione di cittadini prima della guerra, circa 1 milione nella città di Lugansk. Sui dati statistici, oltre 30.000 ucraini si sono rivolti per appunto un temporanea estradizione, quindi abbiamo registrato il raddoppiamento dell'arrivo dei bambini rispetto all'anno scorso, circa 200.000 bambini. Non sono cifre definitive, secondo l'informazione ufficiosa abbiamo più di 500.000 di rifugiati ucraini che si trovano qui in Russia, che abbandonano il paese per paura della vita dei suoi cari. Abbiamo le vittime, abbiamo i feriti. Quanto sta succedendo in Russia lo sappiamo appunto dal notiziario quotidiano, appunto in seguito ai crimini che hanno luogo adesso in Ucraina da parte dei nostri giornalisti, che sono nell'epicentro appunto di quanto sta avvenendo in Ucraina e spesso diventano bersaglio per appunto le azioni belliche. Abbiamo già 3 vittime, abbiamo giornalisti e operatori russi, abbiamo Andrea Racchelli e il suo traduttore che sono caduti vittime dell'Ucraina. Cosa sta succedendo in Ucraina? La verità di questa guerra terribile, come far fermare questa strage? E lo possiamo fare solo con lo sforzo internazionale per far cessare appunto l'uccisione del proprio popolo da parte del presidente Poroshenko, che non lo farà se non pressato dall'opinione internazionale. Abbiamo qui presenti Igor Morozov, membro del Comitato delle Federazioni sugli Affari Internazionali, Alexei Mukhin, che è direttore generale del Centro Politico Informativo, e Alessandro Cialenko. A lei la parola, Sergei, per presentare i suoi ospiti a Roma. Здравствуйте, уважаемая Москва. Хочу il direttore della rivista geopolitica italiana Limes, Lucio Caracciolo, con cui abbiamo fatto qui diverse videoconferenze. Io ho portato con me il numero di aprile di Limes, che è dedicato completamente alla crisi ucraina, che si chiama l'Ucraina tra noi e Putin. A proposito, l'unico, se non sbaglio, l'unica testata italiana che ha pubblicato quasi in maniera completa il discorso del presidente Putin il 18 marzo a Cremlino nel caso della riunificazione della Crimea alla Russia. Dopo, accanto a Lucio c'è Giulietto Chiesa, insomma non c'è bisogno di presentare Giulietto al pubblico russo, voi lo conoscete benissimo come un noto giornalista, ma io vorrei sottolineare che lui da tempo fa l'attività politica, è fondatore del movimento culturale politico Alternativa, il nome parla di sé, è stato il deputato del Parlamento europeo e ultimamente è molto esposto proprio sugli argomenti legati alla crisi ucraina. Vicino a Giulietta c'è Maurizio Torrata, il volto noto della televisione italiana, un giornalista, un collega che praticamente ha dedicato tutta la vita alle inchieste giornalistiche, ha fondato la redazione delle inchieste del 24.
del Rai News 24, il canale, diciamo, di informazione della TV pubblica italiana, autore di diversi libri, inchieste, ma anche, siccome purtroppo oggi dobbiamo parlare dei giornalisti uccisi, diciamo, nella zona di crisi, ho tenuto molto che Maurizio partecipi a questa videoconferenza perché lui personalmente ha diverse volte lavorato nelle zone di crisi, di conflitto. Questi sono i nostri ospiti di oggi, Mosca. Grazie mille Sergei, ci vogliamo iniziare da quello che sta accadendo oggi in Ucraina. Igor Morozov, che cosa che sta succedendo oggi nel sud-est ucraino? Qual è la verità che viene camuffata da Kiev alla comunità internazionale, gli avvenimenti drammatici che stanno accadendo e che vanno avanti nel sud-est ucraino, praticamente sta portando avanti non decine ma centinaia di vittime, c'è vittime tra le quali si contano numerosi vecchi e numerosi bambini. Gradualmente l'escalation del conflitto civile, della guerra civile, ha raggiunto praticamente, cioè, le vere azioni belliche che potrebbero essere paragonate solamente alla seconda guerra mondiale, a conflitto che vede l'impiego di artiglieria pesante, di carri armati, di corazzati, dei missili Grad. Cioè si parla degli assalti aerei, degli assalti di elicotteri, abbiamo anche le informazioni secondo le quali ci sono numerosi mercenari che avvengono da vari paesi del mondo e purtroppo questa escalation si intensifica e quindi è per questo che è comprensibile anche lo spirito patriottico e questa aspirazione a difendersi da parte dei miliziani che rappresentano gli abitanti e residenti del sud-est ucraino, in primo luogo, cioè, della regione di Lugansk e di Donetsk, cioè i miliziani e gli abitanti che difendono il loro diritto di vivere nel XXI secolo nella parte centrale dell'Europa, vivere una vita pacifica. Cioè noi possiamo, attualmente stiamo assistendo all'aumento dei rifugiati, che il numero dei quali sta aumentando, stando alle stime del servizio di immigrazione, a 130.000 persone si sono rivolte per chiedere la cittadinanza russa, mentre il numero dei rifugiati cresce ogni mese. Per quanto riguarda il potere centrale dell'Ucraina, purtroppo noi assistiamo adesso alla situazione secondo la quale la popolazione non può attingere a informazioni veritiere e quindi dobbiamo parlare anche dei mass media. Non ci sono giornalisti ucraini che lavorano nei territori delle azioni belliche da parte dell'Occidente, cioè il governo ucraino non permette l'accesso a questi territori e quindi, cioè, lì possono lavorare, hanno la possibilità di lavorare esclusivamente, sono esclusivamente giornalisti russi e si dice che contro i giornalisti russi, contro i mass media russi, adesso viene operata una guerra, cioè a partire dal blocco delle informazioni e finire con le uccisioni e con i colpi di artiglieria nei confronti, cioè contro i giornalisti. E cioè possiamo dire che attualmente adesso, cioè in Ucraina, c'è la mobilitazione dei giovani, cioè i giovani che non hanno fatto il servizio di leva e non hanno mai tenuto le armi in mano, cioè vanno a fare la guerra e da quelle zone ai genitori ritornano le bare. Cioè noi vediamo le madri di questi giovani che vanno a combattere in quelle zone, noi vediamo che
Alle madri si uniscono in movimenti pubblici, in associazioni, in organizzazioni pubbliche che adesso stanno protestando contro questa guerra. Assistiamo anche ad altri fatti. C'è Piazza Maidan, che tempo fa veniva dichiarato simbolo della libertà, della lotta per la democrazia, attualmente si sta trasformando in un simbolo diverso, e quindi i governi e le autorità stanno pensando a come è possibile quanto prima smontare questa tendopoli, e ciò nonostante capiscono che non ce la faranno ad eseguire a questo compito, e quindi c'è l'esistenza di diversi fattori nell'ambito del governo ucraino, è chiaro. Tuttavia, cioè, fra poco dovranno svolgersi le elezioni parlamentari, e quindi la lotta per i posti al Parlamento sarà spietata, e il governo ucraino cercherà di intensificare, di rafforzare la sua posizione grazie all'intervento di partiti che lì sono leali, ma nello stesso tempo noi comprendiamo che il partito della guerra, che si è formato negli ultimi 2 o 3 mesi, è veramente molto potente, quindi c'è imbattibile almeno per adesso da parte di Poroshenko. Si tratta del partito della libertà, si tratta anche degli oligarchi bellicosi che controllano i loro raggruppamenti militari e che svolgono anche le loro azioni militari nel sud-est ucraino, cercando di concentrare anche il loro controllo su alcuni settori industriali di mercato. Vediamo se assiste alla lotta intrinseca dei rappresentanti degli oligarchi, quindi ci stiamo aspettando una lotta parlamentare che sarà caratterizzata da condizioni molto dure. Questa lotta e gli esiti di questa lotta per l'Europa attualmente sono poco prevedibili, quindi l'Europa che cosa vede, che cosa ha? C'è una guerra in Europa da parte di uno dei paesi che ha fermato l'accordo di associazione, ci sono numerosi rifugiati che cercano di immigrare nei paesi europei, e c'è anche un potenziale militare non controllato, mentre in questo modo il paese, l'Ucraina, cerca in qualche modo di aderire anche alla NATO tramite l'aumento delle importazioni degli armamenti, e quindi vedremo gli esiti di questo conflitto per l'Europa. Grazie, vorrei dare la parola a Lucio Caracciolo. A lei la domanda: che cosa sapete della guerra in Italia, della guerra in Ucraina? La seconda domanda: ultimamente sotto la pressione degli Stati Uniti si parla moltissimo delle sanzioni contro la Russia, ivi compreso anche il settore commerciale e economico. Proprio oggi a Bruxelles si farà un consiglio del Consiglio d'Europa dove si dibatterà questo problema. All'onore del vero devo dire che non tutti i paesi europei, ivi compresa anche l'Italia, sostengono questa iniziativa, ma come mai la Unione Europea, che ha firmato con l'Ucraina l'accordo di associazione, prevede non solo il riavvicinamento economico e politico in base ai valori internazionali, che cosa può essere più alto della vita umana? Perché non parlare delle sanzioni contro le autorità di Kiev di oggi per lo sterminio del proprio popolo all'est? Oppure lo stesso ai membri dell'Unione Sovietica, dell'Unione Europea, che c'è questo versamento di sangue in Ucraina? Grazie di questa occasione. L'informazione italiana sull'Ucraina oggi è molto modesta. È stata più robusta dal punto di vista del volume delle notizie nei mesi caldi di Maidan e poi quando la Russia ha preso la Crimea, ma da allora in poi la copertura è molto modesta e soprattutto è molto semplicistica e unilaterale, non si approfondiscono
le cause profonde di questa crisi e non se ne vedono le mille sfaccettature. A questo proposito vorrei dire che a mio avviso la crisi umanitaria che si sta aggravando e che temo durerà ancora parecchio, perché non vedo forze responsabili nel mondo che abbiano un interesse ad arrestarla, ha delle origini piuttosto precise, la prima delle quali consiste nel tentativo evidentemente fallimentare di trasformare quello che era il territorio di una Repubblica Sovietica, di Ucraina, in uno Stato nazionale, dove in questo territorio convivevano e convivono, ma purtroppo adesso anche si combattono, gruppi etnici, culturali, interessi talmente divergenti da rendere impossibile lo schieramento dell'Ucraina nella sfera di influenza occidentale o in quella russa senza spaccarla. E purtroppo a questo dato di base di carattere geopolitico si aggiunge l'azione degli oligarchi. L'Ucraina è stata saccheggiata, come sappiamo, negli ultimi 20 anni da oligarchi di vario orientamento, o meglio di variabile orientamento, perché ciascuno di loro ha coperto tutte le posizioni politiche varie volte, e questi signori continuano a fare i loro affari e i loro comodi a spese di milioni di cittadini ucraini e anche mettendo a rischio la pace in Europa. Questa analisi purtroppo da noi non ha una grande diffusione, la nostra rivista cerca di mettere a confronto opinioni diverse, mette anche in rilievo quelli che a mio avviso sono stati gli errori della Russia e della sua leadership nella conduzione di questa crisi. In Italia però, appunto, dicevo, l'informazione è, ripeto, scarsa e piuttosto unilaterale. Per quanto riguarda le sanzioni, per ora siamo, come sappiamo, ancora delle sanzioni fondamentalmente di tipo personale contro quelli che vengono identificati come responsabili politici ed economici russi. Vere e proprie sanzioni contro la Russia non sono, a mio avviso, prevedibili nel tempo immediato, ma la crisi è talmente grande e talmente poco controllata ormai da tutti i protagonisti che non mi sento di fare previsioni. All'interno dell'Unione Europea l'Italia ha una posizione piuttosto profilata, almeno a livello di governo, nel senso che si distingue dalla posizione, per esempio, della Polonia, dei Paesi Baltici, della Svezia e di altri paesi che hanno fin da subito assunto una posizione decisa a favore del nuovo governo di Kiev e soprattutto contro la Russia. L'Italia ha una posizione molto più moderata e certamente è cosciente del fatto che le sanzioni contro la Russia, come sono richieste dalla parte più estrema dello schieramento occidentale, sarebbero delle sanzioni contro noi stessi, ma soprattutto non avrebbero probabilmente, io temo, alcun effetto politico. Tutti sappiamo che alla fine questa contesa finirà, ma ripeto, non credo che finirà presto, solamente o con le rovine totali dell'Ucraina, cosa che nessuno di noi si augura, oppure con un compromesso che sarà essenzialmente fra americani e russi, oltre che fra i vari oligarchi locali, che preveda una neutralizzazione dell'Ucraina e una garanzia dei diritti delle varie componenti etnico-culturali di questo paese, quindi sostanzialmente una federalizzazione su base regionale. Questa è una soluzione forse troppo razionale nel caos attuale, perché quello che voi avete detto a proposito delle uccisioni in Ucraina ci deve anche ricordare che sono in campo forze irregolari. Lo stesso esercito ucraino esiste sulla carta, ma di fatto è piuttosto frazionato e soprattutto non ha una leadership unitaria. Sull'altro fronte ci sono ovviamente gruppi irregolari per definizione, sono intervenuti anche veri e propri gruppi criminali che, come sempre in queste crisi, cercano di approfittare della situazione a spese della gente,
Il problema è che, a quanto vedo, non c'è in Occidente, soprattutto non c'è in America, un particolare interesse a interrompere una situazione che, se prolungata nel tempo, avrebbe delle ripercussioni molto forti sulla Russia e quindi la costringerebbe ad assumere posizioni sempre più deboli rispetto all'Occidente. Спасибо, господин Карачёво. Итак, mille, signor Caracciolo, adesso ci do la parola ai giornalisti russi. Alexei Mukin, cioè vorrei soffermarmi in modo più particolareggiato sulle tecniche di svolgimento della guerra, sulla propaganda. La propaganda dice che Poroshenko dice che non ha combatte contro il proprio popolo. Cioè si sta coinvolgendo la Russia in questa guerra, probabilmente come se fosse veramente un ordine di qualcuno, come dicevano anche i nostri ospiti italiani. C'è la parte ucraina, cioè dell'Ucraina ufficiale, non eseguono le decisioni raggiunte dal gruppo di contatto, come diceva anche il nostro ministro degli esteri. Stanno adesso costruendo, scavando le trincee sulla frontiera della Crimea, probabilmente aspirano ad una parata militare, quella di Vettori, come ha minacciato il ministro della difesa ucraina. Come potrà andare avanti questa crisi? Cioè, per quanto riguarda la guerra delle informazioni, noi possiamo dire che il mondo è cambiato. Adesso cioè, le azioni belliche fanno parte, sono una componente della guerra delle informazioni e non viceversa come lo è sempre stato precedentemente. Bisognerebbe, secondo me, cioè, le parti devono decidere in quale direzione muoversi, verso l'escalation oppure verso le trattative pacifiche. Alla mancanza della comprensione generale porta al fatto che Poroshenko può indire un armistizio che non viene rispettato. Poi, per quanto riguarda la catastrofe umanitaria, fino a quale livello di questa catastrofe le parti sono disposte ad arrivare nel corso dello svolgimento di questa guerra delle informazioni? Bisognerebbe parlare anche, pensare anche a come vengono utilizzate le tecnologie militari, cioè i missili che vengono lanciati, e poi vanno considerate anche le risorse finanziarie che solo quelle possono garantire l'esecuzione e la realizzazione delle prime due componenti. E qualora in Europa e in America si possa arrivare alla conclusione relativamente a queste tre componenti, sarà possibile poi fare la conclusione di quello che avverrà. Avverrà quanto segue. L'Ucraina sta ritornando alla sua situazione abituale, praticamente completo disordine, e quindi proprio per questo il tentativo di coinvolgere la politica per risolvere questo conflitto è assolutamente insensato. Anche i centri finanziari sono molto influenti. Io intendo Akhmetov, Kolomoisky, e poi dobbiamo considerare anche i ragazzi armati che poi dovranno poi eseguire sul campo di battaglia le decisioni che vengono prese da questi centri finanziari. E quindi Poroshenko, non solo lui, ma anche il gruppo che l'ha portato al governo, dovrà realizzare alcune iniziative, tuttavia purtroppo non possiede la cosiddetta riserva aurea.
in quanto il Fondo Monetario sta dosando gli aiuti finanziari che arrivano in Ucraina. Esiste un'altra componente, un altro elemento rappresentato da Yatsenyuk che controlla questi aiuti. Per quanto riguarda l'armistizio, cioè l'armistizio stesso ha dimostrato che Poroshenko non controlla perfettamente la situazione nell'ambito delle forze armate, mentre ad esempio Igor Kolomoisky possiede questa influenza, oltre a possedere anche le risorse umane da 3-5 mila baionette che possono essere impegnate in qualsiasi battaglia. Quindi purtroppo la situazione sta diventando praticamente incontrollabile e se negli USA, se nell'Unione Europea si pensa di poter controllare successivamente questa situazione, queste parti si sbagliano. Per quanto riguarda le previsioni, la fonte principale dell'escalation è il Fondo Monetario Internazionale che ha fatto dipendere gli aiuti dal controllo del sud-est ucraino. Proprio per questo, a questo che dobbiamo l'offensiva è quando questo elemento sparisce, quindi sparirà anche la situazione. Però le risorse mancano perché lo svolgimento della guerra è una cosa molto costosa. Mentre gli aiuti che vengono resi a Kiev sono molto limitati, e quindi con questi soldi è impossibile organizzare una buona guerra. Quindi, cioè, la situazione in Ucraina si sta trasformando nella fase successiva, è la ridistribuzione dell'attività degli asset. E quindi, cioè, in questo caso potrà cambiare anche la configurazione politica e probabilmente in questo caso noi potremo adoperare anche altri meccanismi per risolvere la situazione. Però, cioè, per quanto riguarda la ridistribuzione degli asset, sarà un processo barbaro e quindi, cioè, la situazione in Ucraina non potrà che aggravarsi. Tutto questo ha senso se vogliamo leggere attentamente gli accordi che stipula Kiev con le compagnie americane, tra cui la Shell. È quindi assolutamente chiaro che quelle persone contano sulle risorse e sui minerali ucraini. L'Ucraina come paese è veramente molto ricco e quindi si sta forzando questo processo politico. Quindi adesso non ha senso parlare con il governo, con l'autorità di Kiev, cioè bisogna parlare con gli Stati Uniti, bisogna parlare con la comunità, con l'Unione Europea, cioè la Russia sta coinvolgendo adesso l'Europa nella soluzione di questo conflitto. I contatti diretti di Putin con Hollande, con Merkel ci contribuiscono. Quindi noi dobbiamo capire che c'è i paesi dell'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea devono capire che c'è l'interesse degli USA, gli USA stanno risolvendo solo i propri interessi, tralasciando assolutamente gli interessi europei. C'è assolutamente chiaro che gli USA cercano di spiazzare l'economia russa del territorio ucraino e per questo non lascerà morire l'economia ucraina, la lotta tra l'euro e il dollaro, anche questo fattore, cioè, va considerato. Che cosa dobbiamo intraprendere in questa situazione? Purtroppo, cioè, l'Europa
Può intraprendere solo le azioni militari, come è avvenuto ad esempio in Libia, la soppressione ad esempio dei corazzati, cioè le corazzati pesanti, cioè le macchine pesanti, cioè è possibile poi se, cioè lì, se qualcuno vuole poi girare con le armi leggere va bene, cioè però senza uso, senza ricorso all'uso del corazzato e poi cioè, bisognerebbe imporre la pace al governo ucraino. Grazie Alexei. Allora facciamo riallacciare Roma di nuovo. A lei la domanda, signor Chiesa. A parte il fatto che vengono uccisi i cittadini pacifici in Ucraina, c'è anche una guerra non dichiarata contro la verità. L'Ucraina è spaccata, le autorità attuali dividono i cittadini tra i suoi e gli alieni. E quindi le decisioni sono univoche. Soprattutto positive per l'esercito nazionalistico. Per la verità, per un'altra verità che non va bene alle autorità ucraine, vengono uccise le persone e il fatto di Odessa ne è una conferma. Lei, signor Chiesa, è una delle persone che cerca di dire la verità. Che cosa devono sapere in Italia, nei paesi europei, sull'Ucraina? Perché solo con la verità possiamo far cessare questa guerra. A lei la parola, grazie. Guarda caso. Dunque, Sì. spero che mi sentiate. La domanda precisa è che cosa devono sapere gli italiani di quello che è accaduto in Ucraina e di quello che sta accadendo in Ucraina? La risposta è una sola, tutto. In realtà gli italiani non sanno quasi nulla, lo diceva già più educatamente Lucio Caracciolo, io sarò meno educato, dirò che la stampa e la comunicazione italiana non ha mai nella mia storia di giornalista manifestato una tale attitudine alla menzogna e alla, diciamo così, oscuramento dei fatti, mai visto nella mia vita, neanche ai tempi della Guerra Fredda. Una cosa così incredibile, perché in realtà negli ultimi 25 giorni praticamente l'Ucraina è sparita dalle pagine dei giornali, praticamente, salvo eccezioni, è sparita dalle televisioni. Quindi noi siamo di fronte a un fatto strano che bisogna spiegare. Perché questo silenzio? Molto semplicemente, è il silenzio di chi ha la coscienza sporca. Perché tutta la storia della famosa Euromaidan è stata raccontata nel modo scandaloso, attraverso una serie di trucchi veri e propri, per cui quelli che erano nella piazza Euromaidan era il popolo ucraino, e invece sappiamo che non era affatto il popolo ucraino, ma una parte del popolo ucraino, sul fatto che si trattava di dimostranti pacifici, mentre in realtà si vedeva che non erano affatto pacifici, o meglio, si vedeva, anche qui bisogna chiarire chi lo vedeva. Guardate che tutti i telegiornali italiani non hanno mostrato le immagini di Euromaidan che ha visto il pubblico russo. Io ho messo in funzione dall'inizio della guerra, anzi da un po' prima perché sapevo che sarebbe esplosa, una video e una televisione che si chiama PandoraTV.it, che ha usato largamente i materiali televisivi dei canali russi, di Russia Today, ma anche di Vesti, di Rassia, Adin, Dva, del primo canale e di altri canali russi, i quali davano altre immagini che il pubblico italiano non ha visto per niente. Non ha visto, per esempio, i dimostranti dell'Euromaidan che andavano in piazza con i lanciafiamme. Ora, chiunque capisce che andare in piazza con i lanciafiamme non è così facile, con andare in piazza con delle catapulte in grado di sparare sulla polizia gigantesche quantità diciamo, gigantesche, enormi quantità di benzina che poi esplodeva e incendiava a decine i poliziotti, tutto questo naturalmente il pubblico occidentale non lo ha visto e quindi l'impressione generale è stata totalmente diversa da quella che era nella realtà. Quindi quando dicevo cattiva coscienza, dicevo che prima o dopo le cose appaiono nella loro dimensione. Se
se devo dire, tra tutti gli episodi più scandalosi che, ai quali ho assistito, forme di vera e propria censura collettiva, c'è la tragedia di Odessa. Odessa non è stata né spiegata né mostrata al pubblico italiano. Si è data una versione più o meno universale, più o meno universale. Io ho letto tutti i giornali, ho visto tutti i telegiornali, uno ad uno, dalla quale emergeva che a Odessa c'è stato uno scontro tra due fazioni, non si capisce quale, come e perché. Poi un gruppo si è rifugiato nel palazzo dei sindacati e lì è accaduto un incendio, non si è saputo perché, e in questo incendio sono morse 48 persone. Tutta questa versione è quella che la gente ha sentito dai nostri media. Non si è capito e non si è saputo chi ha attaccato, quanti sono stati morti, perché c'è stato l'incendio, sono morti per l'incendio. Ora noi abbiamo una gigantesca quantità di dati e di fotografie e di ricostruzione, tutte di fonte russa, che dimostrano che si è trattato di un vero e proprio pogrom, come si dice così, cioè di uno assassinio di massa organizzato individualmente. Le prove sono incontrovertibili, le persone uccise là dentro, che sono molto di più di 48, sono state uccise ad una, sono state sparate in faccia, sono state bruciate in modo selettivo, perché non si muore in un incendio bruciando la testa di una persona e le sue mani e lasciando intatti i pantaloni e le scarpe. Chiunque capisce e vede questi dettagli capisce che dentro l'edificio della casa dei sindacati c'è stata una mattanza organizzata da un gruppo di assassini che sono stati inviati là dentro per uccidere, oltre alle immagini in cui si vedono elementi del settore destro che sparano dall'esterno con la gente che cerca di uscire dalle finestre. Quindi abbiamo una valanga di prove. Ribadisco che nessun italiano che ha seguito i media, non parlo dei professionisti, ha potuto vedere e apprezzare. Questa è la prima risposta alla domanda. Poi ne farò una anch'io a voi, ma voglio fare due brevi considerazioni. Io sono stato un anno prima degli eventi noti, nel 2012 e nel 2013, a parlare a Kiev. Si discuteva del futuro dell'Ucraina e intorno, in una tavola rotonda dove erano presenti i rappresentanti di tutti i partiti, si discusse con tutta evidenza che il problema, sì, analizzò il problema, dove deve andare l'Ucraina, da una parte o dall'altra, e la maggioranza dei presenti, me compreso, sostennero la tesi, la più ragionevole, che l'Ucraina avrebbe dovuto rimanere in una posizione neutrale, usare il vantaggio della buona amicizia con la Russia e della buona amicizia con l'Europa. Questa era la posizione prevalente in quelle due tavole rotonde alle quali ho partecipato, ed era anche una posizione ragionevole, perché chiunque intorno a quei tavoli sapeva qual era la situazione reale interna all'Ucraina, cioè chiunque là, e dovrebbe sapere anche qui, e dovrebbero sapere a Bruxelles, chiunque dovrebbe capire che un paese come quello, avrebbe dovuto capire, era in condizioni di grave divisione interna. La domanda che ci dobbiamo porre adesso, perché senza rispondere a questa domanda non si uscirà da questa guerra in modo tranquillo, anzi temo si andrà di fronte a una grave ripercussione storica, oltre che militar-politica immediata. La domanda è: chi ha voluto forzare i fatti sapendo qual era la situazione reale dell'Ucraina nell'anno 2013? Perché è evidente che i fatti sono stati forzati in una direzione. Cioè, chi ha voluto spaccare l'Ucraina? Perché chiunque, a meno che noi non stiamo parlando di totali irresponsabili, avrebbe dovuto sapere che forzare quella situazione inevitabilmente avrebbe provocato una rottura interna all'Ucraina, insanabile, quello che sta accadendo oggi, cioè la guerra, non solo una rottura politica, la guerra. Chi è? La risposta è molto semplice. Innanzitutto si è detto l'Europa. L'Europa è responsabile? Naturalmente l'Europa è responsabile, direttamente responsabile, intendo dire, nei suoi vertici politici di Bruxelles.
i quali hanno partecipato attivamente tutti alla eccitazione della rivolta contro il presidente Yanukovych. Li abbiamo visti sfilare tutti nella Euromaidan nel corso di diversi mesi, tutti sono andati là. Se qualcuno ha fatto il conto, 47 volte dirigenti occidentali sono andati nella piazza Euromaidan a dire alla gente andate oltre, andate avanti. Ricordo, perché l'abbiamo mostrato su Pandora TV, il discorso di McCain, che non è un europeo, ma che è andato all'Euromaidan dicendo siamo con voi, andate avanti, e c'è stata un'ovazione in piazza. Bene, questo è McCain, non una persona qualunque, ma c'è andata anche la signora Victoria Nuland a fare questa discussione sulla piazza, anzi addirittura a regalare i pacchi dono alla gente che era in piazza. Bene, chi ha voluto forzare i fatti? Ma è evidente, l'Europa ha preso la propria responsabilità politica gravissima forzando la mano, ma non è tutta l'Europa, qui bisogna essere molto precisi, un gruppo di paesi europei ha svolto questo ruolo, questo gruppo di paesi europei si chiama Polonia, e le tre repubbliche baltiche, in particolare Lettonia e Lituania, con l'appoggio dei tedeschi. Per esempio, altri paesi europei non sono stati nemmeno consultati in questa vicenda. L'Italia è rimasta completamente fuori, la Spagna fuori, il Portogallo fuori, la Grecia fuori, non sono stati nemmeno consultati. Qui c'è stata una vera e propria operazione per trascinare per i capelli l'Europa a un'avventura in Ucraina. E insieme naturalmente a guidare tutto questo processo chi è stato? E sono stati gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno creato questa crisi. Allora la domanda che bisogna chiedersi è perché? Beh, perché è già chiaro ora, per rompere il sistema della sicurezza europea comune innanzitutto. E infatti adesso in questo momento noi siamo in una situazione in cui il sistema della sicurezza europea comune non esiste più, sono state modificate le frontiere, sono stati modificati i dislocamenti delle forze, ci si prepara a far entrare l'Ucraina nella NATO, quello che resta dell'Ucraina, e questo è quello che si vede a occhio nudo. Bene. Secondo, questo è stato un attacco diretto contro la Russia e contro l'Europa, io sottolineo questo punto. L'attacco è concentrato contro la Russia e contro l'Europa. E non è inutile che giriamo intorno al lume, l'hanno scritte loro le valutazioni più chiare della vicenda. Strobe Talbot, Anders Oslund e altri analisti americani hanno fatto i conti. Si tratta di infliggere alla Russia un danno di 100 miliardi di dollari all'anno, prendendo nelle mani occidentali il rubinetto del gas che passa attraverso l'Ucraina. Questo è quello che è avvenuto, e hanno preso in mano il rubinetto del gas. A questo punto il presidente Obama è venuto due volte in Europa in un mese a spiegare che al posto del gas russo che passa attraverso l'Ucraina sarà l'America a portare il gas dai suoi giacimenti degli scisti bituminosi in Europa. Quanto tempo ci vorrà? Beh, ci vorrà qualche anno per realizzare questo enorme, pipeline virtuale attraverso l'oceano, significa costruire nuovi attracchi portuali in America e in Canada, significa avere navi enormi che portano il gas liquido in Europa, significa costruire in Europa i rigassificatori, insomma una gigantesca operazione di controllo delle fonti strategiche di approvvigionamento europeo. E quindi, per essere molto chiari, l'attacco è contro la Russia, ma l'attacco è anche finalizzato a costringere l'Europa a diventare subalterna alla fornitura di gas americano. Questo è quello che è accaduto. Ora, uscire da questa situazione in pace è praticamente impossibile. È stato aperto il vaso di Pandora, la guerra civile si è trasformata in guerra vera e propria. L'Ucraina ha perduto giustamente la Crimea, io ribadisco giustamente, perché non ci sarebbe stato il referendum in Crimea se non ci fosse stato un colpo di Stato nazista a Kiev il 22 di febbraio del 2014.
E poi adesso c'è la sollevazione dei russi di Ucraina, che i quali, come si capisce, hanno come dire, il problema della sopravvivenza. Perché chi è che è andato al governo in Ucraina? Lucio Caracciolo diceva gli oligarchi. Beh, certo, gli oligarchi sono ora al governo in Ucraina, alla faccia della democrazia. Ma che cosa hanno detto gli oligarchi? Hanno detto praticamente, è già esplicitamente dichiarato, che il loro programma è quello della ucrainizzazione totale di un paese che ha una enorme minoranza russa. Come si può ucrainizzare un paese che ha una grande minoranza russa se non violando, come è stato subito dichiarato, gli interessi dei russi? E quindi quello che sta accadendo in Donbass è semplicemente una difesa dei russi, della loro esistenza come minoranza. Quindi siamo di fronte a una forma di pulizia etnica violentissima, utilizzata con tutti i mezzi, realizzata con tutti i mezzi. Tra l'altro voglio far ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che durante qualche anno fa, 2 anni e mezzo fa, quando scoppiò la crisi libica, fu sufficiente che Gheddafi avesse fatto alzare in volo qualche elicottero per far decidere alle Nazioni Unite la no-fly zone, attraverso la quale la NATO ha praticamente azzerato le forze militari di Gheddafi. Bene, bene, in questo caso noi abbiamo gli aerei caccia che volano, bombardano le città, uccidono decine di civili senza che uno solo abbia alzato la voce dicendo ma lì bisognerebbe proclamare subito una no-fly zone, a parte la cessazione del fuoco e a parte i negoziati. Ma tutto questo l'Europa non lo dice perché i principi dei diritti umani, a cominciare dal diritto alla vita, valgono solamente in Europa, mentre quando si tratta di popoli non europei questo discorso viene tranquillamente abbandonato. Questo è il quadro. Questo è il quadro, ci sono responsabilità occidentali evidentissime, ma in realtà, e mi avvio a concludere velocemente, in realtà gli italiani e gli europei che cosa sanno di tutto questo? Ve la riassumo io, ma non è una battuta, sembra una battuta di spirito, in realtà purtroppo è esattamente la verità, in realtà l'uomo della strada in Italia pensa che tutto ciò è accaduto perché la Russia ha invaso l'Ucraina. Non è una battuta, è quello che pensa l'uomo della strada. Esattamente così. E secondo, che Putin è un dittatore. Ecco, questa è la seconda questione. La parola dittatore si usa questa volta non più nei confronti di Milosevic, di Saddam Hussein, di Gheddafi o di Bashar al-Assad. Questa volta la parola dittatore è direttamente appiccicata al presidente della Russia e questa è una svolta molto molto grave che modifica il quadro della crisi. Allora, io voglio finire con una domanda ai miei colleghi russi e ucraini che sono lì e anche a Torre Alta che è qui con me. La domanda che io mi pongo è questa e ve la pongo perché io ho osservato una cosa, sono stato recentemente in Crimea. Ho letto, visto, seguito tutto quello che potevo seguire e cosa ho notato? Ho notato che c'è in Russia questa vicenda, questa crisi ha prodotto una cosa per me nuova, ha prodotto un risveglio dello spirito e dell'autocoscienza russa. Questo è un fatto nuovo, l'ho visto, l'ho misurato con le mie orecchie, con i miei occhi in Crimea. Ho visto, vedo come si stanno difendendo i russi nel Donbass, ho visto, vedo come reagiscono i russi di San Pietroburgo, di Mosca, delle città dove sono stato. È uno spirito nuovo che io negli ultimi 20 anni non avevo più visto, anzi negli ultimi 30 anni non avevo visto. Questo è un fatto interessante, molto importante e io la domanda che voglio fare a voi è: quanto è forte nell'opinione pubblica la richiesta di un intervento russo a difesa dei russi di Ucraina? Io so che Putin non interverrà, io so che Putin ha già deciso di non cadere nella trappola che gli è stata tesa, perché questa è una trappola che è stata tesa. Chi ha creato questa situazione sapeva che avrebbe messo la Russia in una situazione di difficoltà enorme. Putin ha deciso di non cadere in questa trappola, ma c'è, io la sento, la vedo, ricevo decine di lettere di persone che mi dicono ma perché non italiani e russi e ucraini? Perché Putin non interviene? Perché lascia massacrare i russi?
E la mia risposta è una sola, perché Putin è in questo momento uno dei dirigenti politici più saggi e più responsabili, perché Putin sa quali sono i pericoli. Certo, Putin risponde, risponde su scala globale, risponde usando tutte le armi che ha, ma non c'è dubbio che questo problema esiste. E l'ultima cosa che io pongo, ma non è più una domanda a voi, è una domanda a noi europei. Dopo questi massacri, chi avrà il coraggio, lo dico perché poi gli ucraini, che in questo momento sono gli ucraini dell'Occidente, dell'Ovest, sono, come dire, presi da una specie di follia collettiva, da un'illusione collettiva, quella di arrivare domani in Europa, ma non si rendono conto che domani un'Ucraina che ha massacrato decine di migliaia di persone sul suo territorio non potrà essere accettata in Europa, se non a prezzo di una grave crisi politica dell'Europa. E quindi quello che sta accadendo giorno dopo giorno è una grave lesione nei confronti dell'Europa. Io comincio a capire che anche i tedeschi avranno da ripensare a quello che hanno contribuito a fare, anche la signora Merkel. Vedo per esempio che l'Italia ha assunto una posizione molto più prudente, mi auguro che continui su questa direzione. Grazie mille signor Chiesa. Pian piano i nostri esperti risponderanno alla sua domanda. Voglio dare la parola al giornalista ucraino. A parte coloro che faticano per la macchina propagandistica di Kiev, ci sono altre persone, perché dopo appunto il colpo di Stato di febbraio c'è stata un'allustrazione, intanto prima contro i funzionari statali, adesso è la volta ai funzionari della zona di Lugansk e di Donetsk, che hanno detto di no, di voler sparare contro il proprio popolo, oppure contro i giornalisti che non vogliono scrivere contro la propria coscienza. Quindi a tutti i dissidenti c'è stata questa lustrazione. Anche lei non è riuscito a lavorare in Ucraina. Quali sono appunto gli impatti che hanno i suoi colleghi in Ucraina? C'è la possibilità di sapere la verità, di venire a sapere la verità, oppure vengono appunto, come dire, programmati le persone, pur di continuare la guerra civile, che è solo a vantaggio, come ha detto il signor Guerra, degli Stati Uniti, per inasprire la crisi e distruggere l'Ucraina, appunto il rapporto con la Russia. Buongiorno colleghi. Sì, il giornalismo come tale è sparito in Ucraina, generalmente parlando. Vediamo soltanto una specie di propaganda. Chi si attiene a un punto di vista contrario fra i giornalisti non hanno modo di lavorare in Ucraina. Vi faccio un esempio concreto. A Kiev c'è un giornale fra i più famosi in Ucraina, che ha una grossa tiratura, nato 2 anni fa, si chiama Vesti. E se nei canali televisivi ucraini appunto la milizia della zona della Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk vengono chiamati terroristi, semplicemente così, il giornale di Vesti li ha chiamato i militoni, così come si fanno chiamare loro, presentando un'informazione più o meno bilanciata, presentando 2 punti di vista, descrivendo quanto sta succedendo in realtà. Invece cosa è successo? Qualche giorno prima delle presidenziali, quindi prima del 25 maggio, in cui è stato eletto Poroshenko quale presidente dell'Ucraina, non in maniera del tutto legittima, c'è stato un raid dell'ispezione tributaria presso la redazione del giornale, il quale giornale fu soppresso. È stato soppresso. E quindi i giornalisti hanno dovuto lavorare a casa loro, mandando appunto i servizi, le interviste, gli articoli, in qualche modo appunto componendo il giornale, il quale continuava a uscire, cercando di presentare un'informazione bilanciata.
Ultimamente, 2 settimane fa. Allora ci sono stati appunto ordigni lacrimogeni, buttando giù anche dei Molotov, bombe Molotov, pur di distruggere fisicamente il giornale. Poi c'era la gente con passamontagna che hanno aggredito il giornale. E erano scontenti, diciamo, di come veniva presentata l'informazione e quindi hanno ottenuto il loro risultato. Poi ci sono alcuni canali televisivi, di cui uno si chiama 112 e l'Ucraina. Pure questi due canali non è che siano equilibrati, però cercano in qualche modo, alla meno peggio, di presentare anche un punto di vista diverso. Che cosa ricevono alla fine? Dei picchetti, dei comizi che stanno vicino all'entrata di questi giornali, accusando i giornalisti di essere traditori, eccetera, eccetera. Alcuni giornalisti di Kiev erano costretti ad abbandonare Kiev per paura di... per varie minacce contro la loro salute, la vita stessa. Uno dei miei compagni si chiama Sergei Ruliov, che il 5 marzo, non appena aveva vinto il Maidan, passando vicino al Maidan, è una dei centinaia dei combattenti di Maidan che l'hanno riconosciuto come uno che acclamava di dare un aiuto umanitario a Berkut, quindi appunto la divisione della polizia ucraina che ha tenuto la difesa contro i combattenti dell'Euromaidan che buttavano costantemente i cocktail Molotov e contro i quali Yanukovych, per codardi, appunto, non ha dato l'ordine di far cessare le loro azioni e i lanci dei mattoni, eccetera, eccetera, che non rispondevano a queste provocazioni. Allora, passando accanto, Sergei Ruliov, che nei suoi materiali appunto cercava di far dare aiuti umanitari ai combattenti di Berkut che erano sprovvisti di cose elementari come vestiti oppure alimenti, è stato riconosciuto quindi da quelli dell'Euromaidan, l'hanno portato appunto sottosuolo, l'hanno tenuto per 3 ore facendo le torture. Mi ha fatto vedere appunto i polpastrelli che hanno tenuto nelle tenaglie, addirittura gli hanno messo un sacco sulla testa, l'hanno torturato fisicamente si è salvato per un miracolo di fortuna, perché c'erano persone appunto che rappresentavano l'autodifesa di Maidan vedendolo vicino al pericolo mortale l'hanno salvato, tenendo che la propaganda di Putin avrebbe usato il suo caso accusandoli di violenze. Prima è fuggito Sergei nella città di Rostov sul Don, adesso è a Mosca. Se i colleghi italiani avessero la possibilità di contattarlo e intervistarlo, lo potrà dire. Ma ciò pochi giorni fa, Dniepropetrovsk, città governata attualmente dall'oligarca Kolomoisky, è stato arrestato e quindi cioè dalla città di Mariupol. Voglio ricordare che si tratta di un porto nel sud della Repubblica autoproclamata di Donetsk, attualmente controllata dalla Guardia di Kiev. È stato, purtroppo mi è sfuggito il suo nome, ma comunque è stato arrestato il direttore di una rivista, di un giornale che ha
poi l'hanno portato poi nella foresta vicina dove è stata torturata questa persona. Cioè, noi sappiamo tutti che Kolomoisk controlla e foraggia alcuni battaglioni di guardie che... queste guardie, cioè, arrestano le persone, hanno arrestato un altro giornalista che successivamente è stato ucciso. Che cosa posso aggiungere? Adesso noi qui in questa sede stiamo parlando con i nostri colleghi italiani, probabilmente cioè, sarà interessante per loro sapere che in Ucraina per i cosiddetti spiriti separatisti vengono, cioè questi giornalisti, le persone vengono perseguitate, mentre in Europa stranamente queste azioni potrebbero essere considerate come normale nell'ambito della democrazia. In Italia, ad esempio, ci sono alcune persone a favore, ci sono altre persone a contrarie, però non avevo mai sentito parlare che cioè, al boss che è il leader della Lega del Nord venisse perseguitato dalla polizia. Non solo è impossibile immaginare un caso secondo il quale cioè, una persona per le sue convinzioni possa emigrare, possa lasciare il proprio paese. Nel marzo scorso io sono stato convocato alla procura di Kiev hanno fatto molte domande relativamente a quello che ho detto durante la tavola rotonda a Kharkov nella primavera, cioè nella scorsa primavera, cioè proprio allora che ho esortato il governatore Dobkin ad organizzare in Ucraina, che è la parte, la cosiddetta Ucraina russa, a organizzare un'autonomia lì con il capoluogo a Kharkov. Nel mese di marzo, dopo l'Euromaidan, Dobkin è stato arrestato e come è venuto fuori successivamente che è stato arrestato per le parole che avevo detto io, cioè la procura non aveva capito e quindi gli aveva attribuito le parole che avevo pronunciato io, e successivamente sono stato convocato in procura, mi hanno chiamato, poi ho ricevuto numerose SMS, cioè il procuratore di Kiev mi ha convocato e ho chiesto per quale motivo e quindi poi mi hanno spiegato che si trattava dell'affare Dobkin e allora tutto mi è venuto chiaro. Voglio dire quanto segue, che attualmente Kiev, l'Ucraina, cioè veramente la popolazione viene zombata, viene programmata, la televisione appartiene a tutti i canali televisivi, appartengono agli oligarchi che si pronunciano contro la Russia, contro le repubbliche autoproclamate che combattono eroicamente per difendere i loro diritti ed è assolutamente chiaro che cioè, su questi canali nessuno permetta anche nel futuro di dire la verità. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento nei miei confronti e nei confronti di altre persone come io, dei miei colleghi di chi propongono di illustrare alcuni altri miei colleghi, esiste all'Intel, esiste l'organizzazione che si chiama Stop Censura, presieduta da Natalia Nikolenko, che nel febbraio scorso ha chiesto di sottoporre all'illustrazione a me e altri miei colleghi come ad esempio Alexander Celenko che
con il motivo che la nostra posizione non sarebbe stata giusta e corretta. Che vuol dire lustrare? Cioè, la lustrazione significa che i manager e i direttori dei canali non possono mai invitare a diversi talk show, a diversi programmi televisivi a queste persone, a chi ufficialmente sono state spenti tutti i canali televisivi russi che si potevano seguire precedentemente, attualmente sono stati spenti, quindi per quanto riguarda un'informazione alternativa la popolazione potrebbe attingere solo alle informazioni che arrivano attraverso internet e quindi le informazioni che arrivano sono unilaterali. C'è un'ultima cosa che vorrei aggiungere. Sono una persona che ha vissuto 45 anni in Ucraina. Cioè, l'Ucraina è un paese artificiale creato ad arte, paese creato da Lenin, Stalin e Khrushchev, praticamente c'è un paese composto da diversi frammenti che sono stati raccolti in uno Stato socialista sovietico, Stato socialista sovietico ucraino. E questo paese è abitato dalle persone che sono assolutamente diverse per quanto riguarda la lingua, per la religione professata. In Occidente si parla ucraino, nel centro si parla un dialetto misto, cioè di russo e di ucraino. C'è in Occidente, cioè l'Occidente vorrebbe aderire alla NATO e alla comunità europea, per quanto riguarda cioè l'est del paese vorrebbe annettersi alla Russia. In questa condizione questi frammenti non possono convivere, non sono in grado di convivere. L'Europa dovrebbe capire che o l'Ucraina si separerà, cioè, ma dunque praticamente così, cioè, come succedette in Cecoslovacchia, oppure si tratterà anche della continuazione tragica come avvenne in Jugoslavia. Ai miei genitori, tutta la mia famiglia, compreso il fratello e la famiglia di fratello, sono residenti di Donetsk. Lì chiedo di lasciare questa città in quanto capisco cioè i modi di comportarsi dell'armata ucraina, cioè per quanto riguarda le armi leggere, non vogliono limitarsi a queste armi leggere in quanto cioè, diciamo, cioè la preparazione è scarsa e quindi hanno paura di essere uccise queste persone, quindi non vi resta altro che bombardare alle città pacifiche con armamenti pesanti, cioè bombardamenti che implicano la morte innanzitutto di persone inermi. Quando Giulietto Chiesa dice che in Italia cioè una persona di strada non vede, non sa quello che sta succedendo in Ucraina, io ci credo, ma addirittura in Ucraina non ci credono, perché c'è i mass media ucraini, quando capitano queste immagini, dicono che sono i miliziani stessi che bombardano i propri quartieri residenziali. Ma lo dico seriamente, cioè i mass media ucraini, qualora ci sia la possibilità di leggere, è possibile vedere le immagini che fanno vedere i bombardamenti di massa, e quindi i mass media ucraini dicono che la colpa è cioè dei miliziani, dei rivoltosi stessi, oppure diciamo di la colpa è delle mitiche truppe russe che avrebbero varcato la frontiera con l'Ucraina. Cioè è fatto in modo talmente cinico dal punto di vista
vista propagandistico che cioè, è proprio immaginabile, cioè, sono riconoscente alle persone come Giulietto Chiesa, ad altri giornalisti europei che fanno il possibile per portare a conoscenza dell'opinione pubblica occidentale quello che sta succedendo attualmente in Novorossia, nel sud-est del paese. Grazie mille Giulietto. Cioè le chiedo di non lasciare, di non abbandonare questi tentativi di portare la verità agli italiani. Grazie Alexander, adesso noi facciamo parlare un altro ospite italiano, dopodiché gli esperti russi risponderanno alla domanda di Giulietto Chiesa. Il giornalismo investigativo, cioè, io so che lei, signor Torralta, ha parlato, cioè, ha lavorato in numerosi punti caldi, alle difficoltà che devono affrontare i giornalisti in base alla sua esperienza. In quale modo e come teoricamente potrebbe essere intralciata l'attività di questi giornalisti? Lei personalmente ha l'accesso alle informazioni che girano e filmano i giornalisti russi? Ha la possibilità di usare questi materiali dei colleghi russi, lei? Guardi, è vero che c'è un problema, nonostante internet, nonostante lo sviluppo dell'informazione a livello planetario, è vero che c'è una difficoltà a comprendere in realtà in profondità le situazioni complesse, ad esempio dell'Ucraina, ma anche di altri luoghi dove ci sono conflitti regionali in Ucraina. Io ci sono stato quando ancora il conflitto non era esploso, ho fatto un lungo viaggio da Lviv a Donetsk e me ne sono reso conto sul posto delle differenze evidenti sia di religione, di lingua e di cultura, ma io non credo che il problema delle differenze sia un problema irrisolvibile. Tutta l'Europa è fatta di confini che ci sono elastici, si sono spostati a seconda della situazione e grazie a uno sforzo soggettivo molto forte si è riusciti a riportare i conflitti all'interno di un ordine non pericoloso, non conflittuale come lo è stato per esempio durante l'ultima guerra, ma tra l'altro i metodi sono sempre quelli, le differenze etniche esistono anche in Italia, nel nord dell'Italia si parla il tedesco, ma questo è un buon motivo per facilitare la popolazione tedesca che hanno fondi e soldi stanziati proprio per creare luoghi dove la loro cultura possa essere espressa. È anche un sistema per riuscire a attirare degli investimenti. Io sono convinto che se il problema fosse solo questo, un buon politico a Kiev potrebbe riuscire a giocare su diversi piatti e trovare fondi per le minoranze russe, trovare fondi per le minoranze religiose, eccetera. Ma il problema non è solo questo, l'ha detto molto bene Giulietto Chiesa. Quello che sta succedendo adesso in Ucraina è un salto quantico, è un salto che è stato proprio sancito dalla presenza, dall'arrivo a Kiev non di un ministro degli esteri americano, non appunto di un segretario di Stato, ma dal direttore della CIA Brennan. Da quel momento c'è stato un salto nell'organizzazione del conflitto, nell'organizzazione delle squadre fasciste che hanno preso in mano gli scontri, i consiglieri militari che sono cominciati a intervenire e c'è stato immediatamente un salto di qualità ed è questo che può creare difficoltà, ma è vero anche quello che ha detto Giulietto, il problema non è la guerra contro la Russia solo, il problema è la guerra contro l'Europa, perché questo è il vero punto, non è un caso che la Merkel, la cancelliera tedesca, debba espellere il direttore della CIA in Germania perché spiava proprio il proprio alleato, cioè la Merkel stessa. E questo è un segno di qualcosa che sta succedendo in Europa ed è questo il vero motivo
della delicatezza del problema. Se l'Europa adesso affronta a muso duro il problema ucraino, si spacca. Non ci sono dubbi, l'abbiamo già visto. Il ministro degli esteri italiano, si chiama Mogherini, è stato proposto per diventare l'alto rappresentante europeo per la politica estera. Ha trovato un fuoco di sbarramento da parte delle repubbliche del Baltico, molto forte, e non solo. L'Europa su questo argomento è in serie difficoltà, non ha un'unica visione, e secondo me invece la coscienza, l'esistenza dell'Europa deve essere appunto la condivisione di una politica estera diversa. Ogni volta che gli Stati Uniti decidono un'operazione cambiano i verbi. Putin invade, il Presidente degli Stati Uniti libera, gli americani hanno liberato l'Europa, Putin, non Putin a quei tempi, c'era Stalin invece ha occupato l'Europa, ci si dimentica la storia, si dimentica il prezzo di vite umane che è costato alla Russia sconfiggere il nazismo, si dimentica tutto. Io credo che la lotta che sta avvenendo in Ucraina è una lotta che deve coinvolgere anche dal punto di vista culturale l'Europa stessa, capire l'importanza del rapporto con l'est. C'è un oggettivo spostamento verso est delle economie planetarie. Il PIL non è sicuramente un indice sufficiente per spiegare tutto questo, ma solo osservando la differenza che la discesa del PIL americano e la salita del PIL cinese, si capisce immediatamente che cosa sta succedendo. E se si capisce questo, se si capisce anche la difficoltà che sta passando l'Europa, perché non c'è occupazione ed è un problema serissimo, perché il sistema che per ora ha governato l'Europa è un sistema non sostenibile. Si riesce a capire anche cosa sta succedendo in Ucraina, perché improvvisamente il direttore della CIA interviene direttamente e peggiora il conflitto, va a scatenare un conflitto di livello superiore. Lo abbiamo già visto, l'abbiamo già visto in Kosovo, la stessa cosa in Kosovo. L'Europa ha bombardato se stessa, dall'Italia, da Aviano partivano gli aerei, i bombardieri che bombardavano le pipeline, i condotti di petrolio dell'Europa stessa, i condotti di gas dell'Europa stessa, ed è stato un paradosso inspiegabile. Rendetevi conto come è cambiata l'informazione sul Kosovo, se ne è parlato moltissimo di questi conflitti che erano locali, culturali, di minoranze, e per giustificare una guerra, e poi è sparito dall'agenda dei giornalisti di tutta Europa. E lo stesso rischia di avvenire, secondo me, sull'Ucraina. Hanno parlato dell'Ucraina, ma vi ricordate quanti articoli hanno fatto sulla rivoluzione arancione, quante sciocchezze hanno detto, i Pink Floyd che suonavano, sembrava che improvvisamente l'anima e lo spirito non fosse esistito prima e poi immediatamente fosse sceso sulla popolazione dell'Ucraina. Bene, erano sciocchezze e si capiva allora se è capito fino adesso, improvvisamente c'è stato un salto del conflitto. Come possiamo operare per deaccelerare questo processo? Io credo che si possa fare molto, non solo mandando gli inviati che avranno serie difficoltà a muoversi in una situazione così culturalmente definita. Io mi ricordo che quando giravo in Caucaso, le persone del posto si riconoscevano dal cappello che portavano. Un giornalista non sapeva assolutamente come muoversi, forse Giulietto Chiesa sì, perché c'è stato spesso, ma insomma non è una situazione dove ci si può muovere con grande facilità ed è sicuramente pericoloso. Ma secondo me è importante parlare del conflitto che c'è ora in Ucraina, perché è un problema che riguarda tutta l'Europa, perché se la nostra ministra degli esteri non diventerà rappresentante
rappresentante della politica europea sarà proprio perché ha buoni rapporti con Putin. È già stata già attaccata, hanno fatto fuoco di sbarramento, ma questo è un problema che dovrà essere risolto, perché è un problema che coinvolge la Germania in tutta la sua economia. Ma come possiamo pensare che l'Eni, che ha il 20% del prodotto South Stream, debba uscire solo perché Obama ha deciso di fare delle sanzioni? Quello è il nostro gas, sono i nostri lavori, sono l'impiego di tutte le nostre aziende petrolifere. È assolutamente impensabile ed è quello che sta succedendo adesso. Adesso il progetto South Stream è bloccato. È bloccato, ma non c'è solo l'Eni, c'è anche l'EDF, che sono i francesi. Cioè l'Europa è in stretti rapporti economici con tutti i paesi dell'est, lo è geopoliticamente, non si può pensare che il nostro gas debba venire da oltreoceano, è impensabile e dunque bisogna che l'Europa sia consapevole di queste sue necessità oggettive e ragioni in maniera più equilibrata, in maniera più politica, in maniera più economica per deaccelerare i conflitti, per spegnerli, per farli scendere e per ridefinire finalmente la propria politica con l'alleato atlantico, perché non possiamo far finta di essere gli alleati e poi essere spiati come fossimo nemici. Non è possibile fare questo, non è possibile, i rapporti devono essere paritari, devono essere di reciprocità e bisogna assolutamente intervenire perché il focolaio adesso è in Ucraina. E quindi disincentivare, bloccare, deaccelerare il conflitto è fondamentale per tutti noi. E credo che noi, nei paesi europei, qualcosa possiamo farlo. C'è un forte scambio in realtà di informazioni e di popolazione. L'Italia è piena di ucraini che lavorano magari come assistenti domestici, in varie funzioni. E io ho potuto verificare che c'è stata una forte modificazione. All'inizio dicevano torniamo in Ucraina, è il momento del cambiamento. E poi improvvisamente si sono spenti. Che immediatamente si sono resi conto e hanno spento il loro entusiasmo. È una consapevolezza che è una consapevolezza europea. Il conflitto in Ucraina deve essere spento e dobbiamo farlo con tutti i mezzi possibili, anche con gli investimenti europei in Ucraina, e questo potrebbe essere uno dei sistemi ed è uno dei lavori di cui dovrà preoccuparsi, se fosse scelta la Mogherini, il nostro ministro degli esteri, ne saremmo contenti che fosse lei a preoccuparsene, se sarà un altro a preoccuparsene. Vi ringrazio comunque dell'occasione che mi avete dato per parlare di questo argomento, di avermi invitato in questa occasione, grazie. Grazie mille, c'è adesso Grigorij Morozov che probabilmente risponderà alla domanda. Vorrei appoggiare da parte mia la posizione dei nostri colleghi italiani relativamente a quanto avviene attualmente in Ucraina, in quanto la crisi ucraina non può essere vista esclusivamente come un guasto, un malfunzionamento delle relazioni europee. Si tratta di avvenimenti di sistema che venivano orchestrati da molto tempo e preparati negli ultimi decenni ad Aliusa. Noi possiamo ricordare la Jugoslavia, l'Iraq, la Libia e la Siria. Attualmente si è arrivati all'Ucraina. L'Ucraina che è una vicina della Russia, si tratta dello stesso popolo slavo e quindi creare qui una situazione di conflitto che sia in grado di minacciare anche la sicurezza dell'Europa e dell'Europa è proprio quello a cui si erano aspirati gli americani anche precedentemente, è così che noi dobbiamo capire le provocazioni legata al bombardamento, alle sparatorie contro la frontiera russa. Adesso ho letto in internet che attualmente nel territorio nei cieli della regione russa di Rostov-sul-Don è stato abbattuto un aereo ucraino e questi avvenimenti e queste operazioni andranno avanti volendo coinvolgere in questa guerra nell'ambito
effetto di questa escalation anche la Russia attraverso i conflitti, il conflitto ucraino. Noi sappiamo che dato che i miliziani sono diventati e rappresentano ormai una forza militare seria, hanno formato, hanno costituito il loro ministero della difesa, hanno rodato, se è possibile dire così, i loro raggruppamenti militari. In questa situazione attualmente quindi si è cominciato a parlare dell'iniziativa di una brigata ucraino-polacco-lituana. Si tratta brigata militare, si tratta quindi di una internazionalizzazione militare del conflitto, il che secondo me è molto pericoloso, perché cioè noi andiamo oltre ai conflitti tra gli abitanti del sud est e gli oligarchi, e questo noi lo capiamo, e veramente ci fa piacere il fatto che l'Europa si stia svegliando e stia cambiando il suo atteggiamento, la sua visione nei confronti dell'Ucraina. Quindi il signor Chiesa è stato il primo a parlare in Europa di quello che avveniva in Ucraina. Per più volte siamo stati in Ucraina, abbiamo avuto incontri nel Senato con il ministro degli esteri, con il senatore, abbiamo visto che i colleghi erano molto moderati. Noi da parte nostra abbiamo cercato di portare la realtà, la verità che esiste in Ucraina, la situazione che ha investito l'Ucraina. Ci fa veramente piacere il fatto che abbiano iniziato a funzionare i meccanismi OSCE. Attualmente gli osservatori OSCE stanno ispezionando e monitorando il confine russo con l'Ucraina, cioè i blocchi e le postazioni che sono state bombardate dal territorio ucraino sono state visitate dagli addetti militari delle ambasciate europee, e quindi anche loro esprimono il loro atteggiamento e la loro opinione. Questo è veramente stato il maggior impatto, l'effetto maggiore da parte delle preoccupazioni europee, le preoccupazioni che potrebbero e dovrebbero trasformarsi in decisioni concrete. E quindi noi vorremmo che la posizione russa ma potesse essere più vicina a quella dei colleghi italiani, colleghi europei. Dunque, adesso diamo la parola ai giornalisti, abbiamo poco tempo, quindi si tratterà di domande brevi e di risposte altrettanto brevi. Grazie. Innanzitutto io vorrei chiedere al senatore e anche a Giulietto Chiesa se, cioè, per quanto riguarda gli americani, tutto è chiaro, cioè, diciamo, qual è la psicologia dei giornalisti? I giornalisti non capiscono forse che stanno scavando la fossa per loro stessi, fornendo queste informazioni non veritiere? Non è molto chiaro, cioè, nessuno se ne è parlato, che anche qui c'è da voi, cioè, senatore, nel Consiglio della Federazione non se ne parla, non è chiaro questo spostamento a favore di Kiev sui mass media russi. Questo spostamento si vede, probabilmente vogliamo indirizzare questa domanda al giornalista ucraino, che potrebbe probabilmente, che essendo proprio conoscendo questa situazione, ci potrebbe spiegare. Non sono d'accordo con il fatto che si è verificato questo spostamento, ma cioè, non sono d'accordo, oltre alle
ai mass media russi, io leggo anche a fonti internazionali, mi sembra che noi insieme stiamo adesso, se cioè, le posizioni russa e europea, dei mass media europei, cambiano queste posizioni, e questo cambiamento in Europa sicuramente si sta verificando in condizioni, in ambienti più difficili e complicati dal punto di vista dell'ambiente dei mass media, però la posizione dei governi, delle autorità, dei leader sicuramente si rispecchierà anche sulle informazioni che poi saranno messe da base per l'esposizione della posizione dei paesi europei. Prego, a lei la domanda, signor Chiesa, abbiamo pochissimo tempo, potrebbe rispondere alla stessa domanda? Ma io rispondo così semplicemente, con una battuta, direi non chiedere a un uomo imbavagliato di dirti la verità. Ecco, allora i giornalisti occidentali sono imbavagliati, non sono in grado di dirla perché c'è una decisione superiore, i loro direttori non la pubblicheranno. Perché c'è una pressione politica evidente, da noi la stampa non è più libera, bisogna essere molto franchi, nella sua grande maggioranza la stampa è connessa con il potere e quindi scrive quello che il potere vuole, in questo caso è più difficile perché lo stesso potere non sa che cosa vuole e quindi il modo più semplice è quello di tacere e questo è quello che stanno facendo. La seconda cosa che voglio dire è importante per voi russi. Io ritengo che la Russia abbia perduto le sue battaglie informative negli ultimi anni perché, per un fatto oggettivo, la Russia non ha strumenti di comunicazione in Occidente. Gli occidentali sentono solo le fonti occidentali. Non c'è mai una versione russa che equilibri, diciamo. E questo è un grande problema strategico, perché invece gli Stati Uniti e l'Occidente hanno le loro fonti all'interno della Russia, all'interno dei paesi con cui dialogano, e invece c'è questo squilibrio. Quindi io credo che sarebbe il momento per il futuro affrontare il problema di un investimento strategico. Bisogna che, visto che il mondo è globale e visto che la Russia fino a ieri era considerata un partner, fino a ieri, perché adesso non sono più così sicuro, era considerato un partner dell'Occidente. Bene, allora che la Russia abbia spazio sui canali di comunicazione dell'Occidente e possa equilibrare l'informazione. Questo è un problema aperto, altrimenti succede qui come succede adesso, che l'interpretazione è stata: Putin ha invaso l'Ucraina, Putin è un dittatore, l'Ucraina vuole andare in Europa, la Russia glielo vuole impedire. Questa è stata la spiegazione semplice. Vogliamo fare un passo indietro? Guardiamo la guerra cosiddetta di Georgia. In Georgia io conosco bene questa situazione perché l'ho studiata e l'ho vista con i miei occhi. In Georgia c'è stato la Georgia, presidente Saakashvili, che attacca l'Ossetia del Sud, la Russia interviene legittimamente a difesa dell'Ossetia del Sud, la versione che in Occidente tutti conoscono è la seguente: la Russia ha invaso e attaccato la Georgia. Voi capite che in questa situazione il pubblico occidentale non può raccapezzarsi. Aggiungo una cosa che è bene tenere presente. Io so, perché li conosco, che decine di parlamentari e di senatori del governo del nostro paese, del mio paese, sono informati nello stesso modo come l'uomo della strada. Cioè, voi pensate mica che i deputati del Parlamento italiano sappiano che cosa è accaduto e sta accadendo in Ucraina? Nella loro grande maggioranza non lo sanno.
Perché? Perché leggono gli stessi giornali e guardano le stesse televisioni. Queste televisioni sono falsificate e quindi coloro che prendono le decisioni politiche in Occidente sono vittima della stessa cattiva informazione di cui sono vittima i cittadini della strada. Quindi siamo in una situazione molto seria, molto grave, perché in queste condizioni la possibilità di commettere errori è quotidiana. Quotidiana. Questa è la mia risposta. Спасибо, девушка, ваш короткий вопрос. Grazie mille. C'è adesso quella ragazza, se vuole introdursi. Buongiorno. La voce della Russia. Purtroppo ho tantissime domande, ma ne farò solo una perché abbiamo poco tempo. Non ho solo 5 minuti. Seguo Giulietto Chiesa, ovviamente, quindi la mia domanda non è rivolta a lui, che è tutto chiaro, con Pandora TV, quindi seguo costantemente. La domanda è per il signor Torrealta. E anche ai giornalisti in studio, se sono presenti, non lo so, adesso a Roma, è anche rivolto a loro. Quindi passiamo a delle cose concrete. E, signor Torrealta, lei non ha fatto un'inchiesta proprio su questa tematica, la guerra in Ucraina, sul caso di Odessa soprattutto, quindi da dire ce n'è veramente abbastanza. Forse vuole fare in futuro un'inchiesta. E i giornalisti in studio, se ci sono, parlerete di questo teleponte con Mosca o ci sarà il silenzio anche qui? Posso darvi dei contatti interessanti su dei testimoni diretti italiani, Eliseo Bertolasi, uno fra tutti, che è stato a Slaviansk, Kramatorsk, quindi di persone che hanno visto le cose coi propri occhi ci sono, i giornalisti che vorranno posso dare i contatti di questi testimoni. Grazie mille. Io ti annuncio che è cambiato il direttore del mio telegiornale. È arrivata la prima e l'unica giornalista arruolata nell'esercito americano come embedded e io me ne sono andato. Questa è la mia situazione attuale. Quindi capisco che sia una ritirata, ma non ho adesso occasione e possibilità di fare, come facevo prima, le mie inchieste a Rai News 24 per questo motivo. Comunque, io non credo che i tuoi suggerimenti debbano essere presi in considerazione, anzi mi interessa i nomi che mi hai dato e se vuoi io spero che qualcuno sia in grado di comunicare con noi. Se tu mi dai, ecco, mi dai le informazioni, ci lavoriamo, sia io che Giulietto o altre persone. C'è un'enorme quantità di giovani che vogliono fare i giornalisti, che fanno le scuole, sono pronti a mettersi in moto, per cui di manodopera ce n'è e possibilità di diffonderlo anche. Quindi cercheremo di andare avanti. Posso semplicemente aggiungere pubblicamente che io invito Maurizio Torrealta a lavorare con noi a Pandora TV, noi con il piccolo spazio che avremo siamo pronti a collaborare in ogni modo. Conosco Eliseo Bertolasi, abbiamo già lavorato con lui, mi manda tutti i materiali che lui in questo momento sta ricevendo dal Donbass e da Lugansk e noi, nella misura del possibile, li pubblichiamo tutti. Grazie mille, cioè noi abbiamo esaurito le domande, abbiamo esaurito anche il tempo, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti sia a Roma che qua a Mosca per questa conversazione ricca di contenuto, veramente ci è fatto piacere sentire questo appoggio da Roma, l'appoggio che non ci viene da altre capitali, grazie per il lavoro e per l'appoggio, arrivederci.